Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle Skywars. Oggi siamo su Skycraft e prima di cominciare appunto volevo ringraziarvi per questo traguardo. Siamo arrivati a 200 episodi di questa serie e vi ringrazio voi appunto perché sì è vero che li ho registrati io questi episodi, quindi il lavoro alla fine ce l'ho messo io, però voi questa serie qui l'avete sempre apprezzata, appoggiata e vi è sempre piaciuta e per questo siamo arrivati a questo traguardo, quindi grazie anche a voi. Ora, è vero, avevo detto che avrei fatto uno speciale, almeno che c'era l'intenzione di fare lo speciale, e questo non è uno speciale, per il semplice fatto che l'idea che avevo in mente, purtroppo, non è stata possibile organizzarla. Infatti non sono usciti video di questa modalità qui da circa 2 settimane, per il semplice fatto che era troppo difficile da organizzare. Avevo intenzione di fare una roba tipo soltanto tra youtuber, tra 4-5 youtuber, e non è stato possibile appunto perché purtroppo per tempistiche, organizzazione e robe varie non ci siamo riusciti. Quindi le scelte erano due: o si aspettava chissà quanto prima di fare il video, che appunto mi dispiaceva perché era la serie che apprezzate di più, oppure vi portavo semplicemente un video normale in cui vi ringraziavo tutto. Quindi ho optato per questa decisione ragazzi, perché sinceramente di lasciarvi così tanto tempo senza una serie che appunto è quella che va mai sul canale, che vi piace di più, un pochettino mi dispiaceva. Quindi ragazzi eccoci qui e faremo delle partite normalissime, che poi normali non saranno perché noi siamo lezzi. Ok ragazzi, siamo nella prima partita. Madonna ragazzi, sono tipo emozionato un pochettino perché era veramente da tanto tempo che non giocavo e facevo le Skywars, quindi rigiocarle un pochettino così mi torna un po' la lacrimuccia, ecco, possiamo dire lacrimuccia, dai. Comunque, siamo qui ovviamente a cercare di uccidere i cheater, perché la nostra lotta contro i cheater ragazzi non finirà mai, la porteremo sempre avanti. Tanto vediamo che siamo messi anche abbastanza male di spada, questo è un problema ragazzi però, ma chi se ne frega, più o meno ce la possiamo fare, spero oltretutto. Comunque, allora siamo messi abbastanza bene nella lava, mettiamocela qui che c'è più tattica come cosa e vediamo un pochettino se riusciamo subito a uccidere qualcuno che vuole fare un ponte, tipo quell'ezzo là. Vediamo se riusciamo a buttarlo di sotto. Sì, è caduto, bisogna vedere se poi è morto. Sì, è anche morto, incredibile ragazzi, uno che cade e muore anche, non ci avrei mai sperato. Comunque, ce n'è uno laggiù, uno lì che è appena morto e poi forse questo qui quando passa riusciamo a buttarlo lì sotto. Quindi, tempistica ragazzi, tempistica. Non passa, invece si passa, non ce l'abbiamo fatta ragazzi, proprio mai nella vita. Quindi ci tippiamo al centro e cerchiamo di fare i lezzini qui. Intanto mi buggo nelle foglie io, perché è bello buggarsi nelle foglie. Allora c'è uno laggiù che sta facendo un ponticello. Questo lo manchiamo anche questo a, tipo tanto. Non ci credo, raga, non è possibile, non si può mancare così. Dovrebbero bannarmi dai server quando manco così tanto le persone, perché veramente è indecente come cosa. Comunque, tralasciamo come al solito tutto, perché se non tralasciamo queste cose, ragazzi, è veramente grave. Comunque, meno male che quei due lì non erano in team, quindi si sono scannati. Ho trovato anche pantaloncini, quelli super OP, ragazzi, incredibile. Con protezione, oh mio Dio, sì, la protezione si chiama oh mio Dio, ragazzi. Cerchiamo di buttare giù questo qui. Ok, vabbè, almeno l'abbiamo fatto tornare indietro con 3 frecce, oh mio Dio. Infatti, allora, qua c'è un bordello di roba da prendere, quindi stiamo attenti. Sì, però un po' hai rotto, tanto noi abbiamo le mele dorate, tu non so quante ne possa avere, però sicuramente non quante me che sono lezzo qui. Sì, da tutti e due i lati, però magari potreste anche evitarlo, eh. Allora, questo qui ragazzi no, sta venendo da noi. Ok, è tattico ragazzi, è tattico questo qui. Se mi attaccano da due lati non penso di farcela, sinceramente, perché potrebbe essere un problema, ma lui cade. Ragazzi, lui cade, oh, è caduto veramente. Oh mio Dio. Io l'ho detto così per scherzare, manca poco. Questo qui, ragazzi, ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Vediamo. Dai, di sotto. Dio mio, ragazzi, che laggate. Cosa sta accadendo, ragazzi, cosa sta accadendo? Vediamo. Ho vinto, ma oh, ragazzi, io non so perché, tipo, ho vinto a culissimo, questo l'ammetto. Probabilmente avrò avuto mezzo cuore, non ho guardato, ma tipo se mi tirava lui la spada invece che io a lui, che poi era accettata perché non sono tra accettate, avrebbe sicuramente vinto, quindi diciamo che è culo, però l'abbiamo vinta, dai. Ok, siamo nella mappa della torta, ragazzi, come si è visto dalla partita di prima, ritornano le Skywars e ritornano anche le emozioni, perché certe partite veramente sono una cosa, boh, totalmente fatta a caso. Comunque, prima che sia troppo tardi, mettiamoci subito l'armatura addosso, questa protection 3 ed è meglio. Mi dispiace non mettermi il diamante addosso, ma devo ammettere che è meglio, quindi non possiamo permetterci soprattutto questi errori qui da lezzini, anche se noi siamo lezzini effettivamente. Comunque certi errori non li facciamo, l'abbiamo già fatto in passato e tutte le volte a scrivermi commenti metà non sbagli, ragazzi, non sbaglio più, almeno ci provo. Comunque
Ora, guardiamo un pochettino questi che cosa vogliono fare. Allora, c'è uno che... Ok, no, stavo per dire c'è uno che sta facendo il ponte, ma in verità quello là non stava facendo il ponte. Stava semplicemente facendo il lezzo, come al solito. Comunque, allora, la meglio forse andare al centro, tanto non c'è andato nessuno. E invece, detto fatto proprio, ed è messo anche abbastanza bene. Quindi, cerchiamo anche di bombardarlo in qualche modo. Ok, ragazzi, è parecchio difficile come cosa. Pensavo tipo di farmi una torrettina e andare sopra al centro io, perché se quello è sotto noi andiamo sopra ovviamente, perché siamo più lezzi di lui. Comunque, oddio, 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 c'è quello lì che non so cosa vuole fare. Ok, no, no, tu che hai l'arco, tu che hai l'arco, sei parecchio lezzo, te l'ho mai detto. Ti regalo anche le frecce, tieni, perché quella lì te l'ho palesemente regalata. Non buttarmi di sotto, mi raccomando. E cerchiamo di tipparci qua sopra, che è tirata perfetta. Non è vero, sto scherzando. Vabbè, buttiamolo di sotto, ragazzi. È distratto, è distratto, è distratto, di sotto, di sotto, di sotto, di sotto. Incredibile, incredibile, ragazzi, è veramente andato di sotto. Una cosa che io ci speravo, ma nemmeno tanto, perché non pensavo di farcela. Il punto di beccarlo così distratto è stato veramente un culo della Madonna. Comunque, ci stanno purtroppo bombardando tutte le direzioni, ragazzi, perché ovviamente siamo gli unici esposti al centro. Quello là, si è tippato uno? No, ok, no. Vediamo se riusciamo anche a trovare qualcosa di un pochettino meglio di quello che abbiamo di già. Purtroppo no, ragazzi, questa è l'ultima cesta da aprire. Ok, cavolo, non abbiamo trovato nulla di buono. Però c'è la lava. La lava è abbastanza utile. Ok, questi qui si stanno collegando. Allora, tu di sotto e te pure di sotto. No, sì, ti ho beccato. Ragazzi, incredibile. Veramente ne abbiamo uccisi due così? O qualcuno... Ah, no. Ok, ne abbiamo uccisi due proprio così a caso. Allora, poi c'è uno laggiù. Ok, di sotto. No, dai. No, non possono morirci tutti così. E ne manca soltanto uno, ragazzi, ne manca soltanto uno. Intanto controlliamo che la nostra armatura sia perfetta e performante. Ok, sì, ci siamo messi a modo. Ne manca soltanto uno, ragazzi, che sinceramente non vedo. Non vedo perché è shiftato per forza, camperato sotto l'isola, perché... A meno che non abbia fatto tipo il ponticello. Oddio, no, 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 eccolo qui, ragazzi, eccolo qui. Non so da dove cavolo sia sbucato questo qua. È lezzo sicuramente. Proviamo ad ucciderlo con le nostre skill improponibili nel PvP, perché veramente... Siamo lezzi e ragazzi, la vinciamo, incredibile, la vinciamo. C'è stato molto lag, devo dire, nell'ultimo PvP, ma comunque ce l'abbiamo fatta, perché probabilmente lui lagava più di me, non lo so. Veramente ragazzi, ve lo giuro, sentivo la nostalgia di queste mappe. Cioè sono una cosa spettacolare, veramente mi piacciono troppo. Mi piacciono troppo, poi ci starei anche tutto il giorno. Ora non lo faccio perché so che, come in passato mi è già capitato, ragazzi, a nerdare troppo sui giochi. Infatti non ve lo consiglio. Purtroppo si perde anche un po' il gusto di giocarli, ma veramente sarebbe quasi da farlo, perché io mi sono innamorato di queste mappe, ve lo giuro proprio, ragazzi. Sono una cosa spettacolare. Comunque, tralasciando questo, siamo messi benino d'armatura. Ho visto una luce improvvisa apparire sopra di me. Ah no, ma era quello lì che forse era mezzo buggato, non lo so. Comunque ci dovrebbe essere anche un'altra chest. No, era questa l'altra chest. Ok, non c'è nulla, perfetto. Allora, cosa potremmo fare? Quelli là si sono già collegati e non fanno team, quindi si scannano. Questo accanto a me sembra mezzo addormentato e gli altri più o meno si fanno i cavoli loro nella propria isola. Ok, quelli laggiù si stanno scannando. Ok, sono uccisi. Quindi ragazzi, io ho l'Ender Pearl, però l'Ender Pearl preferirei forse utilizzarle contro qualche player. Perché, ok, che qualcosa da lanciarli a questo lezzo qui? No, 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 assolutamente no. Proviamo ad andare al centro, ragazzi, semplicemente usando un ponte, perché l'Ender Pearl ormai le ho shoppate, le vorrei utilizzare, ma soltanto nei casi di necessità. Quindi magari evitiamo di fare troppi lezzini. Tanto, ok, questo non mi ha beccato, mi ha missato con tutti i colpi che aveva. Con questo mi becca, no. Ok, cavolo, mi ha beccato. Ok ragazzi, ci ha dichiarato guerra questo lezzo, ci ha dichiarato guerra, noi con 19 blocchi non ci arriveremo mai, mi sa, laggiù. E questo potrebbe essere un problemino, però possiamo andare al centro tippandoci. Vabbè, come dei veri lezzi farebbero, perfetto. Comunque, vabbè, io a questo punto ragazzi scippo tutto, non lo so. Ah, l'arco, bellino l'arco, perfetto, ci serviva proprio, Allora, quindi mangiamo subito una mela perché è utile. Ok, abbiamo trovato molte cose interessanti. Mettiamoci subito questo e questo, e io direi anche di non guardare le altre ceste e andare subito a vedere se possiamo uccidere qualche lezzo. Magari lui, che all'inizio tipo ci ha un pochettino importunato, non troppo, però diciamo che ha provato a ostacolare la nostra andata verso il centro. Che poi non so se esiste come termine, però noi ce lo inventiamo, perché noi possiamo. Allora, questo qua, oh, questo sta venendo. Cerchiamo di buttarlo lì sotto, dai. No, per poco. Purtroppo ragazzi, ogni tanto tira queste laggatine minuscole che veramente miri dove sta il player e tipo un secondo dopo è dall'altra parte del mondo, che come cosa è un pochettino brutta, ma vabbè. Allora, questo qui
L'abbiamo buttato di sotto, forse prende l'acqua, non l'ha presa per fortuna, quindi è morto. E ne mancano ancora un bordello, in verità altri tre, non sono un bordello. Uno è questo qua e l'altro era più sulla destra, se non sbaglio. Ok, eccolo qua, no, era dall'altra parte totalmente proprio, ma cos'è? Ah no, perché si è collegato, già. E probabilmente sta cercando di prendere le robe del tipo lì, ok. Questo qui è quasi venuto al centro, ragazzi, si stava avvicinando un pochettino troppo. Cerchiamo... Sì, sì, vuoi fare team? Io no, però. Allora, quindi cerchiamo di collegarci. Tanto non penso possano... Ok, sì, ci possono tirare le robe, però noi non vogliamo... Guardate, prima fa segno di team e poi tipo cerca di ucciderci con le palle, che poi ci spinge indietro, però... Io, ragazzi, non voglio andare da questo qui perché è troppo rischioso. Li metto la lava. No. Brutto lezzo. Vabbè, morici allora, che ti posso dire? Ok. No, 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 no. Vediamo, così dovrei beccarlo lo stesso. No, per pochissimo non lo becco. Dai, madò, ok. Una volta l'abbiamo beccato, ragazzi, ci possiamo andare diretti ora. In teoria ce la dobbiamo fare. Ok, dove è finito? Olle, eccolo qua su, morto. Vabbè, più o meno era legit questa kill qui, dai. Allora, abbiamo ancora un Ender Pearl. Vediamo questo qui cosa fa di buono. Praticamente niente, mi servirebbe una di quelle spalline tipo che fanno un bordello di danno. Questo qui è distratto, quindi approfittiamone per andare al centro, ok. Allora, ne manca uno, quello che stava da questa parte qua, che sinceramente penso si sia disperso in qualche modo. E poi questo lezzino qui che effettivamente non è nemmeno un problema. Ah, ok, questo qui è subito da me. Quindi cerchiamo di ucciderlo. Olle. No, la testa devo beccare. Ok, presa. E morto? Sì, è morto. È caduto subito di sotto, perfetto. Quindi è rimasto questo lezzo qui che cerchiamo subito di uccidere con le palle. Dai. Dai. No, dai, raga. Raga, no, no. Era pieno, ma... Palesemente pieno. Vabbè, ora per equilibrare lo scontro io mi tipo nell'isola accanto e non nella sua. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Piango. Ok, ragazzi, siamo nella mappa del Natale, perché ci stiamo anche avvicinando al Natale. Comunque, come per citare, diciamo, una frase detta in precedenza, ragazzi, ritornano le Skywars, ritornano le emozioni, ma anche i fail. E questa è una cosa ovviamente che non poteva mancare, ma andava precisata, ecco. Comunque, vediamo qui se riusciamo perlomeno a trovare qualcosa, ragazzi, perché basta. Ok, perfetto, ragazzi, perfetto. Si parte subito così, con un'arma che tipo, avete visto, fa quasi 9 di danno, quindi una roba improponibile. Questo a protection 2, perfetto. Ragazzi, siamo messi veramente bene stavolta. Quindi, se proprio perdiamo questa, siamo lezzi. Non scarsi, ma lezzi. Che poi lo siamo già, quindi alla fine... alla fine non cambia nulla. Comunque, vediamo. Allora, quello là forse va dal tipo lì. Quello rimane lì a non fare nulla. Beh, ragazzi, oddio. Io potrei provare a buttare di sotto questo qua. E forse... No, ok. Purtroppo ho sbagliato la parabola. Se no ce l'avrei anche fatta, forse. Così qui non c'è modo di uccidere, quindi forse mi converrebbe andare al centro. Ops, l'ho già fatto. Proprio, ragazzi, questi sono livelli di lezzaggine assurdi. Comunque, seriamente, a parte le cazzate, perché poi a forza di fare così, ragazzi, non sto attento, perché la gente, se uno si è già collegato sopra, ragazzi. Quindi non dovremmo stare a cazzeggiare, ma giochiamo seri. Perché se uno è già... eccolo qua, ragazzi, l'ho visto. Sta sopra di noi, ma molto sopra, come... Perché è andato laggiù in cima? Purtroppo, ragazzi, devo rinunciare alle ceste in questo caso qui, perché devo cercare di uccidere quello là, che penso sia ancora sopra. Eh sì, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. È praticamente sopra di noi. Ok, ok, muori, 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 muori. Perfetto, ragazzi, era messo benissimo lui. Avete visto? Era messo benissimo anche d'armatura, c'aveva questa qui. Ok, che va, benissimo, aveva uno più di noi di protezione. Questo era buono, vabbè. Noi per fortuna l'abbiamo ucciso perché avevamo la spara un pochettino migliore della sua, un po' tanto mi sa, però lasciamo stare. L'arco ce l'aveva per fortuna, i blocchi li mettiamo qui, tanto il cibo non ci serve, lo buttiamo qua, questo ci serve, ok, così siamo messi perfetti, ragazzi. Ne mancano ancora tanti dei nemici, ma ce la possiamo fare, penso, perché comunque, ripeto, siamo messi veramente bene, non è che siamo messi benino, ma veramente bene. Quindi ora con un po', magari, però se non stiamo, ok, ce n'è uno al centro, ragazzi, ce n'è uno al centro. Stiamo, oddio, se qua ci crepo. Devo ritornare qua, devo ritornare qua perché sennò... Ok, ragazzi, ce n'è uno qua sotto di noi proprio, che dovremmo cercare di uccidere in qualche modo. E poi l'altro l'ho visto un pochettino più avanti, ma... Ok, dov'è finito? Eccolo qui. Ce la dovremmo fare in teoria... Ok, perfetto, perché comunque eravamo messi meglio. E poi ne è rimasto un altro che, ok, l'ho visto laggiù. E dobbiamo fare subito il punto di situazione per vedere dov'è l'ultimo, perché se ce lo troviamo dietro, tipo, ci uccide male. Questo qui non aveva nulla di buono, no, praticamente niente. Cioè, vabbè, oddio, era messo bene, sia chiaro. Però non quanto noi. Allora, questo è un problema, ragazzi.
Ah, ok, l'ho visto, sta là. Quindi potrei tipparmi tipo da uno dei due, tipo dall'Isola Rosa, che non è quella più bella, ma è semplicemente quella che magari è messa un pochettino meglio. Potrei tipparmi da uno di loro due. E poi con l'altro faccio il ponte, tanto i blocchi ce li ho. Sì, si potrebbe in teoria fare una roba simile. Ragazzi, niente pietà, non farò tipo cose come prima, del tipo no, dai, voglio equilibrare lo scontro. No, sono lezzo e le cose le faccio da lezzo, ovviamente. Anzi, no. Questo qui sta facendo il ponte. Questo sta facendo il ponte. No, non fa il ponte. Sta esaminando la situazione. Ma non capisco il perché. Ok, vediamo. No, non sta facendo proprio nulla quello lì, ragazzi. Non. Faccio fatica a capire cosa stia facendo, seriamente. No. Potrei tipparmi benissimo da lui e buttarlo lì sotto con un solo colpo, ma non lo farò. Non lo farò perché mi tipperò da questo qua. Assolutamente sì, ragazzi. E vediamo, ok, questa mi sembra una trappola. Cerchiamo di fare le cose decenti, ragazzi. Perché questo qui mi sa che. A parte che. La Madonna. Cosa mi hai combinato, bello mio? Cosa mi hai combinato? Ma veramente pensi che io sia così illeso? Questo è caduto da solo. Si è suicidato? Perché l'ha fatto? Perché era così brutta la sua vita? Vabbè, ragazzi, cerchiamo di uccidere l'ultimo che ovviamente doveva fare il lezzo con queste mosse qui che io non comprendo queste tattiche, ragazzi. Veramente non le comprendo. Ok, muorici. Ragazzi, guardate che avete visto il trappolone? Ovviamente l'avevamo vinta perché eravamo messi troppo meglio rispetto a lui. Ma avete visto il trappolone che aveva fatto? Cioè, tipo, c'era il buco lì con la lava. Io me la shifto qui. Vediamo se è quitta dalla partita. Questo qui è proprio lo schifo dei player. Lo schifo dei player. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se effettivamente non era nulla di speciale e doveva esserlo. Comunque, tralasciando questo, appunto, spero che vi sia garbato. Ed è ciao a tutti.